piccola città è Grover's Corners, nel New Hampshire, subito a nord della frontiera col Massachusetts. Latitudine 30 gradi e 37 minuti, longitudine 70 gradi e 40 primi. Nel primo atto si rappresenta una giornata nella nostra piccola città. L'ora giusto prima dell'alba. Il cielo sta cominciando a schiarire. Da dietro, a est, dietro la nostra montagna. La sfera del mattino si mette a brillare di più proprio quando sta per andarsene. Non trovate? Ora vi spiego un momento com'è situata la nostra piccola città. Qui c'è la Main Street e i binari corrono lungo questo senso. Oltre ai binari c'è un quartiere polacco, dove abita anche qualche famiglia di indiani. Over there is the Congregational Church. Across the street, the Presbyterian. Methodist and Unitarian are over here. Baptist is across the river. And the Catholic Church is beyond the tracks. Qui c'è una fila di negozi, con davanti i pali per legarci i cavalli. Sì, perché gli automobili non se ne vedranno ancora per 5 anni, presto poco. Il primo ad averne una sarà il signor Cartwright, il proprietario della nostra banca, che abita nella grande casa bianca, sulla collina. Questo è l'autore del signor Morgan, e davanti il negozio di commestibili. In questi due negozi, durante l'arco della giornata, ci capita praticamente tutta la città. Over here is the public school. Further off is the high school. At 9 in the morning, 12 noon, and 3 o'clock in the afternoon, you can hear the screaming and the yelling of the children in the schoolyard. Questa è la casa della famiglia Gibbs. E qui un po' di scenario, per quelli che pensano che lo scenario ci voglia. This is Mrs. Gibbs' garden. She has corns, peas, and a lot of flowers. E questa è la casa del direttore del nostro giornale locale, la sentinella di Grover's Corners, il signor Webb. And this is Mrs. Webb's garden. She also has corn, peas, lots of sunflowers, and a big butternut tree. Una bella cittadina, direi, no? Una bella cittadina tranquilla. A quanto se ne sa, non v'è mai accaduto nulla di speciale. Là sul cimitero le prime lapidi, quelle del 1670, 1680, presso poco. Sono già dei Gibbs, dei Hersey, dei Cartwright, gli stessi nomi che troviamo ancora adesso da queste parti. Ma, come dicevo, è quasi l'alba. Le sole luci accese sono quelle di una casetta oltre i binari, dove una donna polacca ha appena avuto due gemelli. Un lume, in casa Joe Crowell, dove Joe Crowell Jr. si sta alzando per distribuire il giornale. E in stazione, il treno delle 5:15 per Boston. Arrivederci.
Children, children, time to get up. George, Rebecca. Children, children, time to get up. Wally, Emily. Children, you'll be late for school. Sì, mamma. Children, you wash yourself good or I come up and treat myself. Wally. Rebecca, come on. Mamma, cosa devo mettere? Rebecca, non urlare, ti ho lavato e stirato quel bellissimo vestito blu. Questo? Mamma, io odio questo vestito. Ma sta zitta, va, che era il tuo preferito. Mamma, every day I go to school dressed like a sick turkey. Ma cosa, non sei brutta, chi l'hai tratta bene quel vestito? Mamma, sorry, sono visto per te. Se non venite tutte e due giù, vi schiaffeggio. La sentite? C'è anche una fabbrica qui da noi. Fabbrica di coperte. L'hanno messa su i cantrai e ci hanno guadagnato una fortuna. Lots of money. Children, breakfast is just as good as any other meal. Put away your book, Emily. You know the rule is, no books at table. I prefer my children healthy than bright. I'm both, Mama, you know I am. I'm the brightest girl in the school for my age. I have a wonderful memory. Shut up, eat your breakfast. George, I think 25 cents is enough for a boy of your age. 25 centesimi alla settimana. Ma mamma, io ho un sacco di cose da comprare. Strawberry ice cream? Sì, è vero, a me piace il gelato alla fragola. Ma guarda Rebecca, lei ha sempre un sacco di soldi. I've been saving it up. Well, dear, I think it's a good thing. Mama, do you know what I love most in the world? What? Money. Eat your breakfast. Mama, please, the first time I have a hurry. Walk fast, Emily. Yes, ma'am. Tell Mrs. Fox I sent her my best congratulations. Personale da dare.
Yeah, a very ordinary town, yes. Is there anyone in the audience who'd like to ask him a question? You, madam. They don't want to professor. Yeah. Well, madam, I suppose on Saturday night. Non c'è nessuno in questa città che si renda conto. Signora, andate avanti, così la sentiamo meglio. Non c'è nessuno in questa città che si renda conto dell'ingiustizia sociale. Well, madam, seems like they spend most of their time talking about who's poor and who's rich. E allora, se tutti sanno che non è giusto che ci sia chi vive nell'oro e chi muore di fame, perché non fare qualche cosa? Well, madam, I don't know. Really, I don't know. Are there any other questions? Signor Webber, c'è per questo il amore per la cultura e per il bello? Oh, madam, in this town there isn't much cultures. Cultura. Thank you. But we have a lot of natural pleasures. Pleasures. Ah, piaceri. Thank you. We can see the sun coming over the mountains and we can watch the change of the seasons. Grazie, signor Webber. Certo, anche a mirare il sorgere del sole e cambiare le stagioni, cultura. Ma grazie, signor Webber. Grazie, signor Webber. Thank you, Mr. Webber. Adam is always a pleasure. Bye-bye. Siamo nel primo pomeriggio. Tutti hanno pranzato e i piatti sono stati rigovernati. E c'è un leggero brusio da parte delle scuole. Com'è più tardi di quel che credevo? Eccoci i ragazzi che tornano da scuola. Of course you are, but I
I have already sweet. Oh, now that's enough. Certo che non mi aiuti proprio per niente. Grazie, signora Webb, e grazie, Emily. Possiamo interromperci qui. Thank you, ladies. Intanto c'è un'altra cosa che volevo dirvi. I Cartwright hanno deciso di costruire una nuova sede della loro banca, qui a Grover's Corners, e ci hanno chiesto cosa potrebbero seppellire insieme alla prima pietra. Ovviamente ci metteremo una copia del New York Times e una del Sentinel del signor Webb, una copia delle Costituzioni degli Stati Uniti d'America e della Bibbia, e le opere di Shakespeare, direi. E perché no? Ci metterei anche una copia di questa commedia. E lo sapete perché? Perché così la gente, da qui a 1000 anni, potrà sapere di noi. Capite quello che voglio dire? Potrà sapere chi eravamo, come crescevamo, come ci sposavamo e anche come morivamo. Do you get what I mean? I want people, 1,000 years from now, to know how we were, how we lived, how we grew up, how we got married, and how we died. A great deal of time has gone by. It's already evening. The Congregational Church is having a choir practice, and the children are doing their homework. Sentite, il coro sta facendo le prove. Oh, happy day, when Jesus...
Buonasera, gente Bill, non l'avevo vista. Buonasera, signor Webb. Beh, bel cielo stellato stasera, non trova? Sì, ha ragione. Ecco, la ronda in città, se bene. Tutto a posto, tranquillo. Passate, signore. Buonasera, signor. La città sembra già pronta per andare a letto a quest'ora. Ormai quasi tutta la città è andata a dormire. Ecco, forse è meglio se l'accompagno fino a casa, sa? Condizioni. Good night. Buonanotte, Simone. Non so come andrà a dire. Lascia perdere la gente, povera donna, e via di problemi, lo so. Poi, voglio dire, col corpo che si ritrova, l'unica soluzione è l'alcol. Vabbè, buon proseguimento di ronda e buona serata. Buonasera. Buona serata. Molti giovani si sono innamorati e si sono sposati. Il primo atto è intitolato La vita quotidiana. Quest'atto qui si intitola Amore e matrimonio. Siamo in luglio, giusto dopo la chiusura delle scuole. Ed è proprio questo il momento in cui i nostri giovani si sentono pronti per prendere su e sposarsi. È mattino presto, come l'altra volta. Solo che questa volta ha piovuto, a catinelle, con tuoni e fulmini. That is Mrs. Gibbs and Mrs. Webb, preparing breakfast just like an ordinary day. I don't need to point out to the woman in the audience that these two women they see before them, both of them grew two children apiece, never a summer vacation. They washed, they cooked, and they cleaned the house, and never had ever break down. Senza mai una crisi di nervi. Buongiorno. Oh. 5 ore di libertà e poi mi sposo. No. Ciao mamma. George Gibbs, dove stai andando? Mamma, vado da Emily. No, non puoi uscire così. Ma lo senti quanto piove? Ma mamma, devo fare 2 passi, devo solo attraversare il giardino. Vabbè, se vuoi proprio uscire allora ti metti su la scarpa e la sciocca. La sciocca. E i guanti. Anche il cappello, mi raccomando. Ciao mamma. Oh, buongiorno signora Webb. Potrei andare di sopra da Emily? Oh no. You can. You know it. The gloom can't see is why you're standing there. Ma signora Webb, non mi dica che lei crede a queste superstizioni, la prego. Oh, he's mad. Ma signora. Ok, you can. Signora Webb, buongiorno George. Potrei andare di sopra da Emily? Certo che no, George, no. È la mattina prima delle nozze. Lo sposo non può vedere la sposa, sai com'è. Ma signor Webb, non mi dica che anche lei ci crede a queste superstizioni, la prego. Ma George, devi capire che non è una questione di superstizioni, è che la sposa, la mattina delle nozze, è molto nervosa, quindi non può vedere lo sposo, ti dico. Beh, accomodati con me, rilassati un attimo. Prendiamoci un caffè. Vabbè. Amore, riesci a prepararci un paio di caffè? Oh, certo. Signor Webb? Sì, George. Sì. Lei da quanto tempo è sposato? George, sono molti anni, insomma, che siamo sposati. Molti anni, voglio dire, adesso non mi ricordo con precisione. Saranno, 10 anni di sicuro. 20 ormai sono passati, perché 20 anni volano, secondo me. 30 no, troppi. Tra la ventina e la trentina, voglio dire, con precisione, amore? Sì? Quanti anni è che siamo sposati? Siamo sposati da 25 anni. Giorgio, 25 anni? 25, 20 anni? Cosa vuoi dire? Quindi, signor Webb, quanti anni avevate quando vi siete sposati? Ma che domande logiche, George. Basta fare un po' di conti, insomma. Eravamo giovani, quindi... 25 anni fa avevamo, dicevo, eravamo giovani, quindi
avevamo meno 25 amore. Sì? Quanti anni avevamo quando ci siamo sposati? Avevamo 20 anni! George, 20 anni, è logico, dai! Quindi, sì, molto giovani, come ti dicevo. Ma lasciamo da perdere il passato, che è meglio. Voglio dire, proiettiamoci nel futuro, George. Ora ti sposerei con mia figlia. E so che c'hai una fattoria che ti ha lasciato tuo zio Luke. Cosa penserai di fare nel futuro? Oh, signor Webb, a dire il vero non ci ho ancora pensato. Sì, andrò a lavorare nella fattoria, ma sul da farsi non ci ho ancora pensato. E sai, George, è importante pensare al futuro. E voglio dire, so per certo che c'è anche un allevamento di polli nella tua fattoria. Al giorno d'oggi, l'allevamento di polli è un lavoro redditizio. Ma ancora con questo parlare di polli? Ma amore, dobbiamo pensare al futuro. È giunta l'ora che io vada, George. George, ci vediamo più tardi. Signora Webb. Buona giornata. Buona web. Grazie, signori Webb. Sì, grazie, George. A questo punto andiamo a interromperci di nuovo, perché vorremmo sapere come è cominciato tutto questo, no? Come cominciano certe cose? Prendete quella decisione che avete 21, 22 anni e poi avete 70 anni, avete fatto l'avvocato per 50 e quella signora dai capelli bianchi accanto a voi ha consumato oltre 5.000 pasti insieme a voi. Come cominciano certe cose? Ora vorrei che cercaste di ricordarvi di quando eravate molto giovani voi e di quando per la prima volta vi siete innamorati, di quando eravate un po' matti, se vogliamo. Adesso George e Emily ci faranno vedere quello che sono detti la prima volta che, come si suol dire, la prima volta che si sono accorti di essere fatti l'uno per l'altra. I can't, Lois, I have to go home, my mother, Emily, George! Oh, vuoi che ti aiuti a portare tutti questi libri? No, thank you. Oh. Bob, iniziate l'allenamento senza di me, io vi raggiungo più tardi. Bye, Bob! Emily, perché ce l'hai con me? I'm not mad at you. Ma è da un po' di tempo che ti comporti in modo così strano. Well, George, you have changed. Cambiato? Cosa vuoi dire? You are so rude. Oh, beh, ti ringrazio per avermelo detto, ma non ho mai pensato di essere così arrogante. I always expect a man to be perfect. Ah, va. Io non penso uno possa essere perfetto. Why not? My father is, and also your father was. Beh, a me sembra tutto il contrario. Voglio dire, gli uomini non mi pare possono essere perfetti. Beh, le donne... No, George, I'm not perfect. For a girl, isn't so easy to be perfect, because we are so nervous. Emily. Yes, George. Mi andrebbe di prendere un gelato prima di tornare a casa? Oh, un gelato alla fragola, vero? Oh, due gelati alla fragola, se non morga. Oh, grazie. George, you're so expensive. Ah, ma non pensarci, Emily. In fondo, stiamo festeggiando la nostra elezione per rappresentanti di classe. E poi, sai cos'altro sto festeggiando? No. Sto festeggiando il fatto di aver trovato qualcuno che mi dica la verità. Oh, no, please, George, don't think about that. No, Emily, hai fatto bene a dirmelo. Ma vedrai che cambierò. Scommettici pure che cambierò. Emily, posso chiederti una cosa? Yes, George. Se io il prossimo anno andassi a studiare lontano, tu mi scriverai di tanto in tanto? Yes, No, sai cosa? Voglio prendere la mia decisione in questo momento. Non ci andrò a studiare lontano. No, George, you don't have to decide right now. No, perché, senti Emily, sento che tu sei la migliore amica che ho. E riguardo quei miei difetti, beh sì, hai ragione. Ma su una cosa ti sbagli. Non è vero che non ti penso mai. Io ti penso sempre. Al campo da baseball, per esempio. Perché io guardo sempre se ci sei e anche con chi sei. George, how could I have known that? I threw... No, Emily, voglio dirti perché non ci andrò. È perché penso che... Una volta che uno trova una persona a cui voler bene, anche l'altra gliene vuole. Ma questo penso sia più importante dell'università. Oh, well,
I think it's awfully important too. Oh, Emily. Yes, George. Se io provassi a cambiare e ci riuscissi, tu pensi di volere, voglio dire, potresti volere... I am. I always am. Beh, allora penso che abbiamo parlato di una cosa molto importante, non pensi? Yes, George. Bene, ora possiamo andare avanti con questo matrimonio. Ci sono una quantità di cose da dire in occasione di un matrimonio. Una quantità di cose che vengono in mente d'altronde, ma non è che possa dirle tutte adesso. Soprattutto qui, a Grover's Corners, dove fanno le cose in modo semplice e in fretta. Io però, a queste nozze, faccio la parte del sacerdote, quindi avrò ben diritto di dire qualcosa. O no? Questo è un buon matrimonio, chiaro e onesto. E anche la gente che è chiara e onesta, in queste occasioni è piena di perplessità, dubbi, imbarazzi. E sapete quello che si dice, no? Che alla natura importi soltanto della quantità. Io penso che le importi anche della qualità. Ed è per questo che faccio il sacerdote. Ma non dimentichiamoci neppure di tutti gli invitati a questa nozze e degli antenati. Anche loro per la maggior parte hanno vissuto 2 a 2. Ed ecco qui tutta la mia predica. Non è stata molto lunga in ogni modo. Voglio sposarmi, ma cosa dici? È il tuo giorno, questo giorno. Lo vuoi, siamo tutti.
amerò tutta la mia vita. Thank you.
Emily Webber. Di che cosa è morta? Parto. Mi ricordo ancora il suo matrimonio. Che bel matrimonio. Sono stata a trovarli prima di morire. Avevano una fattoria magnifica, completamente rinnovata. È vicino a casa nostra. Hello. Ciao, Emily. Hello, Mrs. Sons. Hello, Mother Gibbs. Mother Gibbs, look. It's raining. Sì, cara. Siediti e riposati. How do you do, Simone? How do you do, Emily? Sai, Mother Gibbs, io e George abbiamo rinnovato la nostra fattoria. È diventata una meraviglia. Dovresti proprio vederla. Davvero? Certo, non te lo ricordi? Sì, sì, Emily. Live people don't understand. Do they? No, Farah, i vivi non capiscono. Mother Gibbs, quando è che questa sensazione se ne va? Devi solo aspettare ed essere paziente. Mother Gibbs, it's George. It's George, Mother Gibbs. Guardalo. L'ho amato così tanto. Fa un po' fresco adesso. Sì, con la pioggia. Il tempo ha rinfrescato un po', con questi venti di nord-est, è sempre così. E se non è la pioggia, il vento continua per 3 giorni almeno. Mother Gibbs, si può tornare a vivere, a conoscere, a sentire? Potresti. Perché no? Perché non si può tornare di nuovo lì a vivere? Tutto quello che ti posso dire, Harry, è non farlo. Perché? Some have tried, but they soon come back here. Ma non sceglierei un giorno triste. Sceglierei il giorno in cui sono innamorata di George, per esempio. Perché dovrebbe essere doloroso? No, almeno scegli un giorno senza importanza. Anzi, scegli il giorno meno importante della tua vita. Sarà già importante abbastanza. Ed è così doloroso, perché? Emily, non sarebbe solo rivivere quel giorno. Dovresti anche te stessa mentre lo rivivi. Davvero? Sì, e al tempo stesso vedresti quello che laggiù non vedono mai. Il futuro. Sapresti tutto quello che dovrà accadere dopo. Ma è una cosa che devo fare per me stessa. Posso scegliere il giorno del mio compleanno almeno. Allora scelgo il giorno del mio 12° compleanno. All right. February 1899. Do you want any hour in particular? Va bene tutta la giornata. Cominceremo dall'alba allora. Aveva nevicato parecchio in quei giorni, ma la sera era smesso. Ora il sole sta sorgendo. Ma questa è la Main Street! E nel foglio del signor Morgan prima che cambiasse! Sì, è il 1899, 14 anni fa. Ma questa è la città che conoscevo quando ero bambina! Yes! E mia madre ha scritto me Christmas. Davvero? Children! Time to get up! Wally! Emily! How young Mama looks! I didn't know Mama was ever that young! E anche papà! Che giovane! Non me li ricordavo assolutamente così! Buongiorno, Mai! Morning! How are you? Bene, bene, grazie! Le sono molto bene! Lei è davvero molto bene! Yes, right, cold, tell me all! Riesci a preparare un caffè buffato? Oh, yes! Coffee? Many, many wonderful! Grazie! Oh, Charles! Don't forget! Ma certo che non mi dimentico che il compleanno di Emily, anzi, ho giusto qui un dono per te. A proposito, Emily, dove sei? Emily, dove è la mia festeggiata? Emily? Can I go in? Good morning, mamma. Mamma, guardami. Guardami almeno un momento. Sono passati 14 anni e io sono morta. Tu sei nonna, mamma. Anche Wally è morto, quello un dolore tremendo. Ma adesso, almeno per un momento, siamo tutti insieme, siamo tutti felici. Ti prego, mamma, guardiamoci davvero.
board. Goodbye, poker scorners. Mama and Papa. Goodbye to clock sticking. And Mama some flowers. E alla colazione. E al caffè. E ai vestiti stirati di pesco. E al dormire. E allo svegliarsi. La terra è troppo bella perché qualcuno possa rendersene conto. C'è nessuno, nessun essere umano che sappia quello che sta vivendo mentre lo vive. Nessuno. The saints of poets, maybe they do. I santi e i poeti, forse un po'. I'm ready to go back. Sono, come dire, sono soltanto dei cenni. Adesso guarda, si iniziano a vedere le stelle. Oh, Madre Mills, avrei dovuto ascoltarti. Avrei dovuto ascoltarvi tutti quanti, anche lei, Simone. Sì, adesso lo sai. Adesso lo sai. Ecco cosa vuol dire essere vivi. Aggirarsi in una nuvola di ignoranza. Sprecare il tempo. Buttarlo via come se gli anni da vivere fossero migliori, sempre in preda ad una passione o ad un'altra. Ecco cos'è quell'esistenza felice a cui volevi tornare. Ignoranza e cecità. Quello che hai detto non è del tutto vero, e lo sai. Adesso guarda, guarda quella stella e dimentica il suo nome. Mio figlio Joel, che conosceva le stelle, diceva che ci sarebbero voluti milioni di anni prima che arrivasse laggiù. Sembra incredibile, ma lui diceva proprio così, milioni di anni. Le stelle fanno buona compagnia. C'è qualcosa di eterno in ognuno di noi. C'è qualcuno. Che stranezza, ma non è il momento per venire qui. Questo non si era mai visto, uno di quelli venire a quest'ora. Madre Gibbs, it's Jordan. Cara mi posso. If people don't understand, do they? No, cara, i vivi non capiscono. In fondo a noi. Giù nel fondo di ogni essere umano c'è qualcosa che è eterno. E lo sapete voi come lo so io, che i morti non continuano per molto tempo a interessarsi di noi, gente viva. E a poco perdono contatto con la terra i morti, e con le ambizioni che hanno avuto, e quei piaceri che hanno voluto, e quei dolori che hanno sofferto. Le persone che hanno amato. E a poco la loro propria terrena si consuma e diventano indifferenti a ciò che accade a Brokers Corners. E aspettano. Sentono qualcosa di grande, di importante sta per venire. E aspettano. Ecco, quello che c'è di eterno sta per venire la luce. Non è forse questo che aspettano? Vedete, padre e figlio, amico e nemico, marito e moglie, ricco e povero, tutte queste cose terribilmente importanti, in qualche modo impalliniscono. E quando se ne va il ricordo, che cosa resta? Oh, è mezzanotte a Grover's Corners. Riposate bene anche voi. Buonanotte. Good night.
Ho imparato che non ci sono piccole parti, ma sono piccoli attori.